Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Il Natale più di Fano non è solo uno sfavillio di luci e colori, di calde atmosfere natalizie in attesa della notte magica del 25 dicembre. Il Natale più di quest'anno veste la tunica della solidarietà e mette il vestito buono della cultura e dell'arte, coinvolgendo non solo i commercianti, ma tutto il tessuto sociale del volontariato della città. Abbiamo scoperto quelle che sono le strutture nella città, ma la marcia in più questo Natale ce l'ha anche dal punto di vista dei contenuti. Infatti di questo sono molto contento, è 2 anni che ci lavoriamo e abbiamo realizzato un programma veramente vasto che sa esprimere quelle che sono veramente le caratteristiche della città. Da domenica prossima fino a Natale, ogni fine settimana e giorno di festa avranno uno o più eventi che lo caratterizzeranno, cominciando da una delle novità di quest'anno, i cortili in gioco. Abbiamo trovato 4 cortili all'interno della città, tra l'altro 3 privati ed 1 pubblico, e in ogni cortile organizziamo un'attività diversa. Al chiosco delle Benedettine arriva il Ludobus, quindi giochi per bambini di tutte le età, dai 3 ai 10 anni. E al chiostro Sant'Arcangelo, visto che lì c'è il laboratorio della musica, abbiamo creato un laboratorio musicale per far suonare i bambini. E al Palazzo Anolfi, Corso Matteotti, proprio di fronte ai Cappuccini, c'è un laboratorio di creatura, di lettura con i lettori volontari. E poi l'ultimo è il Palazzo Saladini Ferri, che è in Piazza Costanzi, e ci sarà un laboratorio di creativo dove i bambini possono creare una lanterna per il periodo natalizio. Protagonisti assoluti quindi i bambini, veri protagonisti sia l'8 dicembre che domenica 11. A partire dal giorno 11 ci sarà un coro di bambini principianti e canteremo sia sotto l'albero alle 16.30, poi il programma lo vedrete, e poi saremo anche itineranti per la città per fare un po' di atmosfera. Il 18 invece saremo stanziali sotto l'albero, faremo un repertorio chiaramente diverso e saremo accompagnati da un trio jazz. In questo Natale ci sono anche delle new entry nello scenario delle attività, persone o organizzazioni che mai avresti pensato potessero centrare qualcosa, come i Bagnini, ma Fano, si sa, è una città balneare e quindi è giusto che anche loro facciano la loro parte. Cercheremo di creare questo momento felice e diciamo simpatico anche per i bambini, perché poi regaleremo caramelle, insomma cercheremo di portare un po' di gioia. Sindaco, allora tra tutti i più ci possiamo mettere anche il Natale più invidiato? Direi proprio di sì, perché è un Natale più, anche più rispetto allo scorso anno, un programma ricchissimo che è iniziato alla grande con l'accensione dell'albero, tantissima gente, molti apprezzamenti, ma in questo programma c'è di tutto, per tutte le fasce d'età, e questo grazie ad una collaborazione straordinaria che c'è con tante associazioni, con le scuole di danza, con tutti coloro che operano nelle varie forme. Quindi veramente non c'è giorno che non c'è qualcosa organizzato nel nostro centro storico, nella nostra città. Love me so, let it snow, let it snow, let it snow.